Ciao a tutti, eccoci qui per una nuova puntata di In Cucina con lo Chef. In questa meravigliosa cucina abbiamo Antonella Carrieri, come sempre. E come sempre abbiamo il nostro Nicola Refizzarri, lo chef. Ok, la ricetta di oggi abbiamo delle mazzangolle, gamberetti, possiamo in base a quello del periodo che troviamo, li abbiniamo con melone e rucola. E rucola. Diciamo una ricetta alternativa al classico cocktail di gamberi che è fatta con julienne di lattuga e salsa rosa che si prepara con la maionese, ketchup e brandy. Infatti. E invece così possiamo oggi la facciamo diversa la ricetta diversa, allora. Che può essere adoperato il melone estivo quando abbiamo il periodo estivo, estivo e il melone invernale quando è il periodo invernale. Ingredienti: gamberetti o mazzangolle in base a quello che troviamo. Melone, rucola, olio extravergine di oliva e un po' di sale. Andiamo avanti con la ricetta. Andiamo a sgusciare i nostri gamberetti. Togliamo la testa, la parte cosiddetta la nera. Perfetto. Poi andiamo a incidere vero? Con un coltellino qui. Sì. Togliamo questo budellino che ovviamente a volte risulta sgradevole perché troviamo qualche qualcosa di sabbia, dà fastidio. Quindi una volta che ci assicuriamo che togliamo tutto questo e andiamo a lessare in acqua bollente, possiamo mettere qualche scorzetta di limone se vogliamo insieme con questo in acqua a profumare l'acqua in questo senso volendo pochissimi minuti li sgoccioliamo e li raffreddiamo un attimo in acqua e ghiaccio per bloccare un po' il procedimento di cottura. Proseguiamo, ecco qua. Prendiamo un po' di rucola selvatica, preferisco quella sempre. Sì, è più forte quella selvatica, sì, più buona, più vero? Amara e ha un gusto più deciso di rucola. La tagliamo quasi a julienne, che sarebbe quel modo di fare sottile. No? Prendiamo un po' di melone, lo tagliamo a pezzi. Qui per dargli una frullata come base. Sì, sì. Mettiamo un pizzico di sale poco poco e un po' di olio extravergine di oliva. E andiamo a frullare e creare la nostra purea. Ti consiglio di sgocciolare i gamberetti e metterli qui in acqua a raffreddarli. Benissimo, guarda che belli. Sì, sì. Andiamo a frullare. Facciamo subito perché comunque il melone è a base di un 70% abbondante di acqua, no? Quindi non abbiamo bisogno di incamerare altri liquidi. Sì, sì. È buono pure il melone. Specialmente quelli invernali hanno un gusto particolare. A volte trovi quei meloni che non so manco saporiti, sai? Certo. Questi sono a sorpresa come l'uovo di Pasqua. Quando lo sgoccioliamo apri, sono le sorprese. I nostri gamberetti, qui qua, li condiamo con un pizzico di sale. Dei gamberetti. Sì. E olio extravergine di oliva. Andiamo a fare un altro po' di melone, in questo caso lo mettiamo a cubetti per dare qualche pezzettino, mangiarlo insieme al gamberetto. Tagliamo un po' così, dare pure scena, certamente. Certo. Vero? Sì, ecco qua. Lasciamo insaporire qualche minuto e poi andiamo a comporre il nostro piatto. Eccoci qui, Antonella, andiamo a comporre il nostro piatto. Lasciamo la base di una purea di melone che abbiamo fatto. Spezziamo con un po' di rucola.
Abbiamo fatto pure una bella composizione con la rucola sotto. Bello. Eh sì, diamo qualche idea. Un bel verde. A casa, un pizzico di sale, un filo d'olio extravergine di oliva. E adesso andremo ad adagiare i nostri gamberetti con dei cubetti di melone. Guarda che bello. Bellissimo, eh. Questo possiamo servire pure, diciamo, come un aperitivo, un antipasto. Ovviamente è una cosa che parte per primo, sì, da essere servita. E a piacere possiamo mettere anche una macinata di pepe nero per chi a piacere, chi lo gusta, chi non ci sta male, anzi. Ah. Augurandoci che questa ricetta sia piaciuta, che vi la salutiamo, che la ripetete a casa. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questo canale. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.